Ragazzi, eccoci arrivati a Lisbona, una delle mete più cool del momento. Giovane, vitale, eclettica ed estremamente energetica, insomma, una città pazzesca. Partiamo dal quartiere Alfama, il più antico di Lisbona. Meraviglioso perdersi passeggiando tra i suoi ripidi vicoletti accompagnate dalle suggestive note del fado. Ci spostiamo poi a Castello San Jorge, che domina la città grazie alla sua posizione e da cui si può godere una vista mozzafiato. Il castello è un po' in rovina, ma mantiene intatto il suo fascino e potrete passeggiare tra le sue mura e i suoi giardini. La cattedrale Sé de Lisbona, pensate, è la più antica del Portogallo. Si tratta di un mix di stili e il suo interno è semplice e forse un po' austero. Non ci siamo ovviamente fatti mancare un caffè nella più storica caffetteria di Lisbona in zona Chiado, a Brasileira. Per intenderci, quella con la statua di Pessoa. Pensate che fin dagli anni 20 è stato ritrovo degli intellettuali ed artisti del luogo. Ragazzi, noi per il nostro viaggio a Lisbona abbiamo acquistato questa che è una, si chiama Lisboa Card, che ti permette l'accesso gratuito a molti dei monumenti e praticamente a tutti i trasporti. Lasciamo le info nell'info box qua sotto. Sì. Eccoci nel cuore di Baixa, dove troviamo uno dei simboli più riconoscibili di Lisbona, ovvero Arco da Rua Augusta. Dalla terrazza è possibile ammirare la bellissima Praça do Comércio e la affollatissima Rua Augusta, e da lì diretti verso l'Elevator de Santa Justa, un ascensore neogotico alto ben 55 metri. Volete assistere a uno spettacolo incredibile? Visitate l'Igreja do Carmo. Si tratta di un'antica chiesa gotica che a seguito del terremoto rimase senza tetto, quindi oggi il cielo aperto è il suo soffitto. È veramente tanto suggestivo. Abbiamo poi deciso di attraversare il fiume e di andare alla scalata della statua do Cristo Rei, di ben 28 metri posti sopra una base alta 80 metri. Ovviamente è ispirata alla statua di Cristo Redentore che si trova a Rio de Janeiro. E ora il mio preferito, Ponte de 25 de Abril, che ricorda molto il Golden Gate di San Francisco e pensate è uno dei ponti sospesi più lunghi al mondo. Una chicca, questo ponte è apparso nel film Agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà. E davanti al Parlamento della Repubblica, in esclusiva per le Aventube, il cambio della guardia. Finalmente un po' di relax per noi. Potevamo perdere.
prenderci un giretto sul famoso tram 28? Certo che no! E quando cala la notte, il Barrio Alto è la nostra destinazione. Troviamo bar, locali, ristoranti dove poter passare una serata super divertente. Il nostro viaggio a Lisbona finisce qui. Ma ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e noi ci vediamo presto con una nuova destinazione.